fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai e quell'onda che non smette mai. Buon sabato pomeriggio amici di Linea Blu, sosteneva uno scrittore toscano dell'Ottocento che per gli amalfitani il giorno del giudizio sarà un giorno come un altro, perché loro vivono in paradiso e quindi non c'è nessuna differenza. E allora ben trovati, se siete pronti partiamo con un nuovo viaggio alla scoperta di questi 40 km di costa, sito UNESCO dal 97, dunque protetti e riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità. Molti comuni, da Vietri sul Mare a Positano, molte le eccellenze e molti simboli naturalmente, da quella che è la ceramica di Vietri fino alla colatura di Alici, i monumenti dal Duomo di Amalfi alla grotta dello Smeraldo di Conca dei Marini. Allora partiamo raccontando i vizi, i problemi e i pregi di questa meravigliosa costiera amalfitana. Restate con noi, ci vediamo fra pochissimo dopo la sigla. Questi mezzi della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera che arrivano da Castellammare, da Torre del Greco, da Amalfi, ci stanno aiutando oggi a scoprire ancora una volta questa costa, questa costiera sorrentina che poi confina con la costiera amalfitana. Nel punto di congiunzione, di incontro, di scontro tra i due golfi, quello di Salerno e quello di Napoli. Professor Carlato, ci troviamo proprio qui a Punta Campanella. Perché questi golfi, quello di Napoli in particolare, queste coste, sono tra i più studiati al mondo? Beh, c'è un motivo storico, la loro varietà, la varietà di ambienti e quindi la varietà di organismi. Quando Anton Dorno decise di fondare la stazione di biologia marina in Mediterraneo, fece un po' di giri, andò anche in Sicilia eccetera, poi decise che il Golfo di Napoli era il punto dove il Mediterraneo, dal punto di vista biologico ed ecologico, ma anche di cultura marinara in generale, era il meglio, più rappresentativo, il meglio rappresentato. Stiamo doppiando il capo di Punta Campanella, fra un pochino lasceremo a Poppa Capri, bellissima anche vista da qui con questa luce del pomeriggio. Questo è un luogo particolarmente amato da tutti coloro che apprezzano le immersioni in corrente. Professore, ma qual è lo stato di salute reale del nostro mare, di questo mare in particolare? Questo mare io non credo che sia una situazione grave, tutti quanti hanno problemi in tutto il mondo per quanto riguarda il mare, perché il mare come territorio da fruire è qualcosa di recente, abbiamo imparato a vivere a terra, dobbiamo imparare a vivere a mare, insomma, quindi dobbiamo tornare anche noi a mare. Il Punta Campanella, il Golfo di Napoli in genere, rispetto a quelle che è la situazione grave di 20-30 anni fa, è sicuramente in netto recupero. Questo dal punto di vista delle condizioni ambientali in generale. Se si parla poi delle risorse, il discorso diventa più complicato, ma si va nello specialista. Non c'è il pericolo che troppa fruizione possa impattare sullo stato di salute e di conservazione del nostro mare, quindi un turismo subacqueo esasperato possa in qualche modo danneggiare? Certo, nelle aree marine protette e più in generale l'attività subacquea deve essere regolata. Per questo esistono anche le aree marine protette, perché ci abituano ad avere un rapporto qualitativo e quantitativo anche mirato alla capacità portante dell'ambiente. Tra tutte queste belle immersioni che ci avete descritto, qual è la sua preferita? La mia preferita è sempre questa dietro Punta Campanella.